Ma è John Pork, ma è vivo? No, sta facendo come nel video. Sta scendendo da solo. Guardate. Vuoi vedere, stupido bambino, cosa ti faccio? Ecco John. Ragazzi, guardate, mi sta chiamando John Pork. Pork Vacken, non ero pronto, ragazzi. Dobbiamo andare alla ricerca della casa di John Pork con il drone. Lo faccio partire subito, ragazzi. L'ho posizionato nel posto dove ritengo che ci sia la casa di John Pork. E me ne sono venuto a casa perché così John Pork non può attaccarci nel mentre che il drone funziona. Nel mentre che lo cerco vi racconto la sua storia. John Pork sostanzialmente è un essere a forma di maiale che praticamente vi chiama, e se voi rifiutate verrà a casa vostra e succederanno cose veramente orribili. Ma io credo che succederà molto di peggio se voi invece risponderete alla chiamata. Secondo me, se aggira da queste parti, secondo me potrebbe trovarsi lungo questo sentiero, ragazzi. Io direi seguiamolo e vediamo dove ci porteranno i nostri venti, le nostre cose, perché il nostro drone non ha mai sbagliato il tiro e c'ho il GPS che mi dice che il nostro John Pork è a 600 km di distanza da me. Lascia un mi piace, iscriviti, entro passi 3 secondi oppure John Pork ti mangerà stanotte. Ragazzi, questo sentiero è molto tetro e tempestoso, guardate, è veramente brutto. Ragazzi, ma sentite anche voi, lungo il sentiero qualcuno sta ridendo, qualcuno si sta beffeggiando di noi forse, oppure non lo so, ragazzi, potrebbe essere John Pork. Andiamo a vedere. John Pork, esci fuori, mannaggia le zucchine, dov'è? Non lo trovo. Ragazzi, non è che qua dietro, siete pronti? Oh mio Dio, ragazzi, era John Pork. Ah no, scusate, era un tizio. Ok, era un tizio normale, non era John Pork per fortuna. Guardate, ragazzi, questo sentiero è veramente strano. Tra l'altro, tecnicamente non ci dovrebbero essere persone in questo sentiero, e invece ci abita un sacco di gente, guardate. Ma questo, ragazzi, ma è un pupazzo di pig. È un maialino. Avviciniamoci, voglio scoprire i suoi segreti, i suoi punti deboli o di forza. Guardate, oh mio Dio, ragazzi, sto facendo decollare anche il maialino da quanto sono forte con le mie ali, da quanto è forte il drone, guardatelo. Si è rotolato tutto, povero maialino. Si sarà fatto male, secondo voi? Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il prossimo mostro che volete che rincorro col drone. Guardate, ragazzi, è carino però. Sarà il pupazzo con cui dorme John Pork, secondo voi? Ragazzi, ma che suoni sono partiti? No, 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 andiamo via, andiamo via. Che cavolo è sta roba? Vai via, drone. Arrivano dal pupazzo, è vivo? O ha un registratore che fa dei suoni particolari? Ragazzi, non l'ho capito e non lo voglio capire. Andiamo avanti. Non me ne frega niente, andiamo via da qua. Forse John Pork ha fatto delle vittime, secondo voi? Speriamo di no, ragazzi. O ci ha visti. Potrebbe averci visti ed è dietro uno di questi alberi. Ragazzi, oh, era dietro quell'albero. Tornate dietro con il video per vederlo e scrivete hashtag l'ho visto nei commenti se anche voi l'avete visto. Mi è sembrato di vederlo. O era qualcos'altro? Ma non c'è nessuno qua dietro. E allora che cos'era, ragazzi? Io ho visto sicuramente qualcuno, sono sicuro. Forse il ragazzo è andato nel parcheggio. Andiamo a cercarlo nel parcheggio dove tutto è iniziato e dove il drone è decollato, ragazzi. Perché in questo parcheggio si vede tutto alla perfezione, ragazzi. Vediamo, c'è una macchina. Potrebbe essere la macchina di John Pork. Ragazzi, vicino alla macchina, guardate cosa c'era. Oh mio Dio, c'era la sua maschera. La maschera di John Pork. Credo sia la sua, non lo so. Sarà di qualcun altro che forse ha fatto vittime pure lui. Potrebbe essere un altro mostro, secondo voi? Guardate, avviciniamoci. No, no, sembra proprio John Pork. Sentite di nuovo un urlo. Ma viene da dietro le canne di zucchero. Ragazzi, facciamo sorvolare al drone le canne da zucchero. Dobbiamo scoprire di chi è l'urlo. Potrebbe essere di Frostinox oppure di qualcun altro. Andiamo, ragazzi. Ma è di nuovo il pupazzo di John Pork quello. Ragazzi, ma stavolta c'è davvero dietro l'albero. Lo vedo benissimo, lo vedete anche voi? Guardatelo, è là dietro. Pensa che non lo abbiamo visto, secondo me. Lui ci ha visti ma non sa che siamo noi. Guardate, è corso a prendere il suo pupazzo. Ma è tranquillo come se niente fosse. Lo sa che cos'è un drone? E sta coccolando il suo pupazzotto e se ne sta andando tutto contento. Ragazzi, seguiamolo. Ci sta nascondendo qualcosa. È molto strano che lui faccia così tutto tranquillo. Secondo me non sa che cos'è il drone, ragazzi. Forse pensa sia un altro uccello strano volante, una macchina aliena, ma non sa che è una cosa che noi usiamo per spiarlo. Ci sta portando verso un posto strano. Ragazzi, ma il drone che cavolo fa? Raga, il drone è caduto. Ma che cavolo ha fatto? Ma perché? No, riprenditi, dai. Ragazzi, si deve riprendere. Stiamo per perdere John Pork, dai. Sto perdendo John Pork, ragazzi. Dai, drone, riparti, riparti. Ok, è ripartito. Ma dov'è John Pork? Ma no, l'ho perso. Che scatole però, ragazzi. Tecnicamente però non dovrebbe essere difficile rintracciarlo. Ci basterà seguire le urla delle sue vittime. Forse di qua sarà, ragazzi. Ma raga, sento suonare qualcosa. Ragazzi, guardate, mi sta chiamando John Pork. Pork Vacken, non ero pronto, ragazzi. Mannaggia le zucchine, che faccio, rispondo o no? Dicono che se non gli rispondi si arrabbia, ma
ma secondo me se gli rispondi lui ti manda le maledizioni. Non gli rispondo, basta, facciamo i furbi per una volta. Mi dispiace, ma non ti rispondo. Mi spiace, John Pork. Ci sta scrivendo: non devi mai rifiutare le mie chiamate. Se mi avessi risposto, non ti avrei fatto niente. Ma adesso sono arrabbiato. Sono affari tuoi che sei arrabbiato, John Pork. Non me ne frega niente, io non ti rispondo alle chiamate. Ma quindi, ragazzi, se ci ha chiamato vuol dire forse che sa che è il nostro il drone? Quindi lo sapeva, ci ha tirato in una trappola per neutralizzarlo. È furbo, ragazzi. Non me ne frega di ciò che hai da dire. Guarda il video che ti mando per capire la gravità delle tue azioni. Questo, ragazzi, è il video che ci ha mandato John Pork. Guardate, si tratta di un tizio veramente orribile. Ma quanto cavolo è brutto sto tizio. Ragazzi, è veramente inquietante. Lo sta chiamando John Pork. Sono sicuro, guardate, è lui, John Pork, alla riscossa. E lui dice: che scatole queste cavolo di chiamate spam. C'ha i capelli, ragazzi, che sembrano una pagnotta. E John Pork lo richiama di nuovo e dice: ehi, perché hai rifiutato la mia chiamata? E lui dice: ma vai a quel paese. E già gli ha hackerato il telefono, perché se vedete lui non può più rifiutare, può solo rispondere. E lui ha fatto: wah, vai via, telefono del cavolo, io non voglio rispondere a John Pork. Ed eccolo, Pork Radar, quello che avevamo noi prima per vedere dove era lui. Dice anche a lui che era tanto lontano, ma si sta avvicinando pericolosamente a casa sua, ragazzi. E dice che ha 3 km di distanza da lui. 3, 2, 1. Ecco John Pork, gli ha suonato il campanello. Ragazzi, forse se lui aprirà il campanello di John Pork saranno cavoli. E se John Pork venisse pure a casa nostra sarebbe un casino. Speriamo di no, ragazzi. Non voglio fare la fine di questo povero tizio. Guardatelo, è lì che dice: chissà chi mi ha suonato. Eccolo, John Pork nelle telecamere. E lui dice: che cosa fai? Ma chi sei? E c'è John Pork che lo guarda e gli continua a suonare e fa: tin 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 tin, io ti sto aspettando, aprimi, sono John Pork, non lo vedi che sono carino? E lui dice: vai via, vado a chiamare la polizia. E lui dice: ah sì, la metti così? E allora ti faccio vedere io. Vuoi vedere, stupido bambino, cosa ti faccio? Ecco John. Un jumpscare era questo, eh. È entrato John Pork, ragazzi. Oh no, mannaggia le zucchine, questo ci mangia. Il tablet di Hello Kitty di John Pork, ragazzi, è tanta roba. Non è che è il mio, ha fregato il mio tablet. Guardate, lo sta chiamando. E lui dice: che cavolo faccio? Tieni il telefono, mangiatelo se lo vuoi. E lui rimane lì e dice: e allora ti mangio. Ok. Veramente brutto John Pork, complimenti. È cresciuto bene suo figlio, signora. Per ora credo si stia limitando a mere minacce, ma noi non lo minacceremo. Noi faremo le cose sul serio. Vai drone, parti. Ragazzi, rimanete con me fino alla fine del video per scoprire come finirà con John Pork. Ok, dobbiamo fare attenzione che lui non ci veda, ragazzi. Allora vediamo, è qua, guardatelo che sta saltellando lungo il percorso. E lì che fa: la la la, sono John Pork, sono qui perché vi voglio mangiare tutti. Perché lui vuole vendicare i suoi fratelli, perché noi mangiamo troppo maiale. E lui dice: vendichiamo i nostri fratelli, voglio far diventare tutti vegani, come faccio? Guardate, ragazzi, sta saltellando tutto contento. E non ho capito che cavolo fa, sta andando lungo il percorso dell'altra volta, del quest. Guardate, c'è anche tutto quest'albero rotto strano che si sta dirigendo verso la sua casa. O forse è l'influenza di John Pork che ha distrutto l'albero. Secondo voi, ragazzi, come mai quell'albero è tutto rotto? Guardatelo. Ragazzi, cos'è quella roba? Ma in fondo al sentiero si vede una roba strana piccolissima. Guardate, ok, lui si è fermato. Sta raccogliendo qualcosa, ma che cos'è? Ah, è una bibita? Sta bevendo una cavolo di bibita. Ma che cavolo fa John Pork? Perché mi saluta? Ragazzi, perché ci sta salutando? No, ma noi, ragazzi, siamo però dei fagioli. Ci facciamo scoprire subito, che cavolo. Ha tirato fuori il telefono. Ragazzi, mi sta chiamando di nuovo, guardate. Mi vuole parlare, mi sa. È lì che ci sta pure facendo cenno che vuole parlare con noi. Ma che cavolo sto vedendo? Ragazzi, teniamolo sott'occhio con il drone. Io non so che fare, ma se lasciate mi piace rispondo. Rispondiamo, ragazzi. Ho paura, vai, ho risposto. Ciao John Pork, in teoria dovresti essere contento perché io alla fine ti ho risposto adesso, no? Io prima non sapevo che tu eri bravo, che volevi diventare nostro amico. Adesso che lo so, ti ho risposto, sei contento? No, non sono per niente felice. Tu in precedenza mi hai rifiutato. E sai cosa succede a chi mi rifiuta? Vai a casa sua e giochi insieme a lui? Oppure lo torturi? Bravo, vedo che il video ti è servito. Sto arrivando, ho molta fame. Ragazzi, mi ha attaccato. Ragazzi, mi ha attaccato. Sta arrivando. Dobbiamo scoprire dov'è col drone. Ragazzi, dov'è John Pork? Mi è comparso un localizzatore sul tablet. Mi dice 200 km. Ragazzi, ma no, sta facendo come nel video. Sta scendendo da solo. Guardate. Non va bene, non va bene, ragazzi. Non sta affatto bene sta cosa, ragazzi. Sta a 3 km, 2 km, 1 km. È già qua, ragazzi. Ma come cavolo ha fatto? No, non è possibile. Vediamo col drone. Ragazzi, non c'è. Non c'è più. No, 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 no. Che cosa posso fare? Non è possibile, dai. Ma tu
tutti qui devono venire. Ho un piano, possiamo forse spaventarlo. Se mi lascia un po' di tempo. Ragazzi, mi ha suonato. Oh no. Ragazzi, ho un piano. Prima che lui entri, ho preso questo, guardate. Teoricamente il prosciutto cotto dovrebbe attirarlo, perché sono i suoi parenti e lui dovrebbe volerli salvare. Se lui non ci trova e trova il prosciutto cotto, dovrebbe andarsene. Ma adesso dobbiamo verificare che sia lui. Potrebbe essere anche la vicina di casa che scassa sempre le scatole. Guardiamo dallo spioncino. Oh mio Dio, ma è veramente lui, avete visto? È lì fuori che ci aspettava. Era veramente lui. Oh no, raga, sta per entrare, nascondiamoci. Ok. Ragazzi, è entrato. È entrato, ci sta cercando, guardatelo. Sta andando a cercarci, non ci sente. Non ci sente perché è sordo. Guarda, guarda, ci sta cercando, non ci dobbiamo far trovare, ragazzi. Ok, se n'è andato. Vengo di qua, ragazzi, sperando che non torni. Speriamo che non ci trova, ragazzi, perché alla fine speriamo che funzioni la trappola che gli abbiamo creato. Che no, non ci ha visto, ok, perfetto. Speriamo funziona la trappola. Lui dovrebbe credere di non averci trovati, teoricamente. Ragazzi, ha preso il prosciutto. Ok, ha funzionato? Oh, è contento, perfetto. Se n'è andato? Sì, sì, ha funzionato. Il nostro piano ha funzionato. John Pork se n'è andato via e si è mangiato il suo prosciutto. Secondo me ha fatto così perché erano i suoi amici e quindi lui li ha voluti salvare. Ragazzi, ho fatto ripartire il drone nel mentre. E guardate, finalmente, forse, ho trovato casa sua. Guardatela, è tutta diroccata. Questa è l'unica casa che c'è, resa veramente strana e lugubre nel raggio di 100 km. Quindi credo, ragazzi, che sia proprio questa la casa del nostro amico John Pork. Vediamo se si aggira dentro casa sua. Forse sta preparando la pappa. Sta preparando la John Tabby pappa. Non lo so, scopriamolo, guardiamo. Io vedo delle ombre dentro, le vedete anche voi? Forse è sul soffitto di questa casa. Potrebbe essere nascosto là sopra. Oppure potrebbe essere veramente a preparare una cena, un pasto caldo. Che più caldo di così non si può, che è Ferragosto e lui fa i pasti caldi, ragazzi, come sempre. Dobbiamo scoprirlo, ragazzi, dove si trova. Aggiriamoci un pochino in queste zone. Secondo me lo troveremo facilmente, ragazzi. Non ci vorrà molto perché è casa sua e sentendo il drone sicuramente uscirà fuori per scacciarci. Guardate, mi sembra di sentire qualcosa, sentite anche voi. Ragazzi, che era quello? Vai via, vai via. Non era lui, era un topo, l'avete visto? Era un tizio travestito da topo. Ma che cavolo è, non è John Pork questo? Ma per niente. Se sapete chi è, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Potrebbe essere Giorgio VGF. No, sto scherzando, ragazzi. Strammatizziamo perché sennò finiamo veramente male oggi. Cavolo, ragazzi, usciamo da questa villa. Me ne devo andare di qua. Ragazzi, ok, il drone si sta dirigendo per riatterrare vicino alla macchina. Così poi andrò e lo prenderò e lo porterò a casa. Ma ragazzi, quello lì è John Pork? Ma è John Pork, ma è vivo? Non si muove, guardate. Ma che ha fatto? È svenuto. O forse quello che era dentro casa sua era un altro tizio che si traveste come lui e gli ha rubato l'identità. Non è che sono tipo nemici rivali di guerra o di robe loro e si sono tipo litigati e lui potrebbe aver fatto una brutta fine. Potrebbe essere veramente così, ragazzi. Guardate, è lì, non si muove. Mi avvicino col drone. Dobbiamo verificare che lui non ci sia più. Guardate, non c'è. Non ci sta con la testa, ragazzi, non ci risponde. È fermo, immobile. Sembra quasi nel suo sonno eterno. Ok, allontaniamoci con il drone, ragazzi. Non ci credo, ma veramente è stato fatto fuori? Guardate, ragazzi, John Pork è stato trovato disteso a terra in America. E qualcosa gli deve essere successo. Qualcuno l'ha fatto fuori. Biggie Cheese, ovvero il topo che abbiamo visto dentro quella casa. Quindi sì, è stato lui a farlo fuori. È un video che mi è arrivato direttamente dall'account di John Pork. Guardatelo, è pure ricercato, perché John Pork era amico di tante persone. E Biggie Cheese è ricercato dalla polizia per quello che ha fatto a John Pork. Non fatemi ingannare dalla sua maschera diversa, è lui, guardatelo. E anche qua sono al suo funerale e Biggie Cheese è sempre ricercato. Hanno fatto anche delle candele in suo onore, guardate, con la sua foto nascosta lì. Ed è andato al suo funerale un suo vecchio amico d'infanzia, ovvero l'Aquila Reale, che ha fatto delle dichiarazioni riguardo la sua rivalità con Biggie Cheese, che a quanto pare anche lui vorrebbe mangiarsi le persone. E quindi che cosa ha fatto? Ha fatto fuori John Pork, che era il suo nemico in piazza, e lavoravano insieme in realtà l'Aquila e John Pork. E l'Aquila è triste perché c'è John Pork che non c'è più e Biggie Cheese è stato finalmente arrestato. Quindi era veramente Biggie Cheese quello che abbiamo visto in casa? O forse no? Andiamo a verificare di persona. Ragazzi, guardate, sono venuto dove c'era John Pork a terra morto e non c'è, guardate, non c'è. Ci ha traditi, forse era tutto un suo trucco. Ma se era veramente così, ragazzi,
rischiamo che lui veramente ci sta spiando. Sono venuto con la macchina, come vedete, e non c'è John Pork. Ci ha fregati col drone. Però il drone l'ho recuperato. Si potrebbe girare da queste parti. Sento qualcosa. John Pork ci ha fregati. Non era veramente morto. Avete visto che non c'era il suo corpo? Dobbiamo andarcene prima che ci trova, ragazzi. Secondo me si è nascosto da qualche parte. Dobbiamo nasconderci anche noi, perché forse era tutto un trucco, una trappola per attirarci nella zona e mangiarci. Perché sappiamo bene che lui vuole vendicare i suoi fratelli, perché noi mangiamo la carne di maiale e lui vuole che lui mangia la nostra, per vendicarsi e farci sentire quello che noi abbiamo fatto passare ai suoi amici. Dobbiamo evitare che John Pork ci trovi, ragazzi, perché sennò è la fine per noi. Ragazzi, è dietro! Ragazzi, è dietro, avete visto? Era dietro! Era dietro, guardalo! Ragazzi, dobbiamo scappare, ci dobbiamo nascondere prima che ci trova John Pork. Guardalo, guardalo! Ci abbiamo dietro! Qua, 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 mi nascondo! Ragazzi, non mi ha visto! Ci abbiamo fatta! Se ne sta andando, ragazzi, John Pork se ne sta andando! Ci abbiamo fatta, non ci ha trovati! Ragazzi, dove sarà finito John Pork? Dobbiamo cercarlo perché potrebbe tornarci a prendere. Ragazzi, la telecamera se ne sta andando via, lasciate mi piace per la seconda parte! La telecamera si sta scaricando!